Buonasera, noi ci stiamo, siamo uno studio di Pordenone, ci stiamo occupando appunto adesso della valutazione ambientale strategica. Non so quanti di voi abbiano confidenza con questa materia, comunque la valutazione ambientale strategica ha la finalità di contribuire, di integrare all'interno della fase di elaborazione del nuovo piano regolatore tutta una serie di informazioni ambientali finalizzate a valutare le ricadute sull'ambiente delle scelte di piano dalla fase iniziale della elaborazione alla fase di adozione, approvazione e anche attuazione. Quindi è un processo che segue strettamente tutta la fase di costruzione del piano. E dove siamo? Allora, noi abbiamo fatto già una fase iniziale di pre-consultazione con gli enti competenti in materia ambientale. Questi enti sono coinvolti grazie proprio alle loro competenze specifiche in materia ambientale, quali sono l'azienda sanitaria, l'ARPA, il servizio di valutazione ambientale della regione, la provincia e vari enti. Questi enti sono chiamati a contribuire con approccio propositivo proprio alla redazione del rapporto ambientale preliminare, che è quello che presentiamo stasera, e più in profondità nel rapporto ambientale, che è quello che seguirà questo preliminare. Oltre agli enti competenti in materia ambientale, abbiamo coinvolto tutta una serie di comuni, che sono i comuni della prima fascia attorno appunto al comune di Pordenone, al fine di chiedere un contributo anche ai comuni rispetto proprio alla base conoscitiva che noi abbiamo approfondito, individuato nel rapporto ambientale preliminare e che ci serve per individuare quelle che sono le criticità e le emergenze che il territorio di Pordenone ha attualmente con i trend evolutivi dell'ambiente, cioè una lettura dinamica dello stato ambientale attuale. Questo ci serve per capire quali sono le criticità attualmente esistenti a Pordenone e verificare che le scelte di piano siano in linea, siano coerenti, siano migliorative, che non vadano in contrasto e quindi in peggioramento rispetto a quelle che sono queste criticità individuate. Come aspetto principale, cercherò di facilitare la lettura del documento che troverete in rete perché è un documento molto consistente. Noi abbiamo identificato quelli che sono gli obiettivi generali del piano, che dopo andrò a carellare, a descrivere, e sulla base di questi obiettivi generali di piano abbiamo fatto tutta una serie di verifiche di coerenza. Allora, la prima è stata una verifica di coerenza rispetto alla parte di partecipazione, cioè abbiamo analizzato il testo unico che avete alle vostre spalle, l'abbiamo analizzato per componente ambientale e abbiamo cercato di determinare quali sono le criticità e le opportunità e poi gli indirizzi scaturiti da questa fase, da questa diciamo lettura partecipata dello stato attuale. Questo ci è servito per verificare, per dare efficacia a tutto il processo partecipativo e per verificare che effettivamente gli obiettivi generali di piano andassero a raccogliere quelle che erano le criticità, gli indirizzi e le opportunità emerse proprio in questa fase di partecipazione. Abbiamo fatto quindi questa prima analisi di coerenza, che è la prima linea che vedete. Dopodiché abbiamo analizzato quelle che sono tutte le criticità ambientali. Abbiamo una parte consistente del rapporto ambientale preliminare riguarda appunto tutto un approfondimento delle componenti ambientali, dall'aria, acqua, rumore, raccogliendo quindi quelli che sono i dati ultimi messi a disposizione da ARPA, provincia, regione, eccetera, per avere poi una chiara visione di quella che è l'ambiente e quindi la partenza. Questi sono gli obiettivi generali del piano, per cui divisi per sistema sono 14 obiettivi e attorno a questi obiettivi che noi abbiamo fatto tutta una serie di analisi di coerenza che voi troverete appunto nel rapporto preliminare. Se tu torni su, gli obiettivi sono sostanzialmente, allora, per quanto riguarda il sistema ambientale del paesaggio, salvaguardia e valorizzazione del sistema ambientale e tutela della qualità ambientale urbana, valorizzazione del potenziale ecosistemico, contenimento del consumo di suolo, per il sistema insediativo invece abbiamo aumento della sicurezza del sistema urbano, capacità attrattiva del sistema urbano, rigenerazione del tessuto urbano,
Per quanto riguarda invece il sistema della produzione e del commercio, abbiamo sviluppo attività economiche legate all'efficientamento energetico, innovazione delle strutture, individuazione e riuso delle aree dismesse. Infine, per quanto riguarda il sistema dei servizi e delle infrastrutture, abbiamo aumentare l'efficienza dei servizi e delle infrastrutture, ridurre i costi di gestione di medio e lungo periodo, individuare e incentivare nuovi spazi per l'aggregazione sociale, promuovere nuovi modi di concepire lo spazio urbano e rafforzamento del sistema dei servizi e dell'interazione su scala sovracomunale. Questi sono gli obiettivi generali del nuovo piano regolatore. In base a questo noi abbiamo fatto tutta una serie di verifiche, tra cui appunto quella di sostenibilità ambientale, cioè la valutazione ambientale strategica comporta anche il fatto di utilizzare uno strumento di controllo, che è quello di individuare quelli che sono gli obiettivi generali e specifici di sostenibilità ambientale, che sono indicati comunque dall'Unione Europea, dalla direttiva della VAS, da direttive CIPE, quindi individuare quelli che sono gli obiettivi di sostenibilità ambientale suggeriti e verificare la coerenza tra obiettivi di piano, quelli che abbiamo individuato prima, e obiettivi di sostenibilità ambientale. La finalità è quella di verificare l'indirizzo verso la sostenibilità del piano, cioè che il piano faccia effettivamente delle scelte sostenibili dal punto di vista ambientale. Ecco, come già detto, il nostro lavoro è stato particolarmente efficace anche per la possibilità di utilizzare altri studi che stanno avanzando contestualmente col nostro, appunto quello della zonizzazione acustica comunale per il rumore, quella della mobilità sostenibile e quello appunto studio idrogeologico idraulico e anche quello comunale. Ecco, questa base di conoscenza comune ci ha permesso di rendere più efficaci e più approfonditi i nostri studi del rapporto ambientale. Una parte molto importante della VAST è quella di individuare l'analisi e l'ambito di indagine, cioè definire qual è territorialmente l'ambito territoriale entro cui possono manifestarsi i principali impatti ambientali legati al piano. Noi abbiamo cautelativamente individuato, oltre al comune di Pordenone, non solo la prima fascia del comune, ma anche qualche comune in più. Questo ci ha permesso di creare una base conoscitiva per verificare quali fossero effettivamente le aree dove potrebbero manifestarsi i principali impatti ambientali. Oltre all'ambito di indagine territorialmente individuato, abbiamo approfondito, come dicevo inizialmente, tutta una serie di aspetti ambientali suggeriti appunto dalla direttiva VAS, che sono aree, acqua, suolo, radiazioni, rifiuti. Questo ci ha permesso di caratterizzare dal punto di vista ambientale l'ambito territoriale individuato. Alla fine il risultato di tutta questa analisi ci ha portato a far emergere quelle che sono le criticità ambientali del territorio, con anche i trend che vedete nella colonna, l'ultima colonna, trend con le tendenze temporali. Quindi in sostanza, ad esempio per la componente ambientale atmosfera sono emerse effettivamente le criticità legate per esempio al numero di superamento del limite delle PM10, piuttosto che l'ozono, piuttosto che gli ossidi di azoto, tutta una serie di criticità che ci hanno permesso di fare una verifica che poi vediamo nella slide successiva. Una verifica tra obiettivi di piano e criticità. La finalità è valutare che gli obiettivi di piano vadano in miglioramento e non sicuramente in peggioramento rispetto a quelle che erano le criticità ambientali individuate. Un'altra analisi che è stata svolta proprio perché è richiesta dalla normativa è l'analisi dello scenario zero, cioè come si evolverebbe l'attuale situazione territoriale nel caso in cui non venisse attivato il nuovo piano regolatore.
Quindi l'opzione zero da un lato tiene conto delle previsioni urbanistiche della variante 77, quindi il residuo di attuazione del piano regolatore vigente. Dall'altro tiene conto anche di quelli che sono i trend ambientali che abbiamo visto prima, quindi sono stati studiati dal punto di vista dell'analisi ambientale, e i trend demografici. Si chiama quindi una lettura dinamica dello stato dell'ambiente, appunto perché tiene conto di residui di piano regolatore vigente e di futuro, quindi di una lettura dinamica dello stato ambientale e dei trend demografici. Questa analisi è stata svolta per sistema ambientale e per ciascun sistema ambientale sono state considerate le componenti, quindi appunto aria, acqua, suolo, flora e fauna. Sono emerse delle criticità e alcune opportunità che hanno permesso di delineare degli indirizzi, delle indicazioni per il nuovo piano regolatore generale. Questi indirizzi sono confluiti negli obiettivi di piano, i 14 obiettivi di piano che abbiamo visto prima. Quindi questi obiettivi tengono anche conto di quelle che sarebbero le richieste nell'attuazione dello scenario zero, quindi tengono conto anche di queste analisi effettuate. Nel caso in cui non si verificasse l'attuazione del nuovo piano regolatore, ci sarebbe un peggioramento pressoché di tutte le componenti ambientali analizzate. Ecco quindi che questa analisi rende efficace tutto il processo di costruzione dei vari scenari del piano regolatore. Dal punto di vista della valutazione, sono elementi positivi per la valutazione ambientale quei piani regolatori che minimizzano il consumo di suolo, che incentivano e obbligano ad effettuare degli interventi di miglioramento energetico e di adeguamento sismico, anche incentivando tramite premialità volumetriche queste attività, che obbligano a valorizzare il verde tramite collegamenti di reti ecologiche, tramite nuove piantumazioni o piantumazioni ad alto valore ecologico, e che punto di forza del nuovo piano regolatore in qualche modo incentivano anche la rigenerazione dell'esistente, quindi non soltanto il nuovo costruito, ma anche quello che già c'è, che spesso purtroppo insomma anche nel nostro territorio vediamo è energivoro, obsoleto e causa emissioni in atmosfera. Quindi appunto sono positivi quei piani che obbligano a ridurre le emissioni, a ridurre i costi e a evitare gli sprechi idrici per migliorare poi la tutela delle componenti ambientali. I tre scenari che abbiamo valutato sono quelli che sono stati esposti poco prima, poco anzi. E per valutare, per rendere omogenea la valutazione di ciascuno scenario, siamo ricorsi a dei fattori rappresentativi, cioè degli elementi chiave che tenessero anche conto di quelle che erano le criticità che sono state riscontrate. Quindi, in che modo ciascuno dei tre scenari, attraverso un'analisi qualitativa SWOT ambientale, in che modo quindi ciascuno scenario per ciascuna componente, tramite questi elementi rappresentativi che tenessero conto di quelle criticità che abbiamo evidenziato poc'anzi, in che modo quindi ciascuno scenario potesse far emergere punti di forza, punti di debolezza, opportunità e criticità. Sottolineo che questa analisi è stata fatta tenendo come confronto lo stato di fatto, quindi non lo scenario zero, nel senso la variante 77, perché come ho detto prima, se si sarebbe andati verso un peggioramento. Tutelativamente abbiamo deciso di confrontarci con lo stato di fatto, ciascuno scenario rispetto allo stato di fatto. Tutte queste analisi hanno poi portato a una prima identificazione di quelli che sono gli indicatori di monitoraggio. Questi indicatori, vista anche la particolare situazione che abbiamo detto di Pordenone del Comune in questo momento, hanno seguito un approccio integrato con gli altri piani in fase di redazione, quindi sono comuni con il piano delle energie, piano della mobilità sostenibile e piano acustico dell'acustica e sono stati anche concordati con gli enti competenti in materia ambientale.
saranno poi validati nel rapporto ambientale, quindi non in questo preliminare, ma nel rapporto ambientale, e dovranno in qualche modo monitorare l'effettiva efficacia del piano. Quindi è uno strumento importante, poiché in caso di non raggiungimento di obiettivi o comunque monitoraggi non soddisfacenti, c'è la possibilità proprio di riindirizzare e riorientare le scelte del piano regolatore. Quindi la VAS, diciamo, continua anche oltre la fase di adozione e di approvazione del piano.